Sapevi che esiste un metodo per essere sponsorizzati da canali molto più grandi del nostro ed ottenere un link al nostro canale YouTube senza dover mandare messaggi della serie sponsorizzami, sponsorizzami, sponsorizzami? In questo tutorial scopriamo come. Ciao, sono Paolo, in questo video scopriamo come essere sponsorizzati ed ottenere un link al nostro canale YouTube da canali molto più grandi del nostro senza dover mandare messaggi con scritto sponsorizzami che verranno puntualmente ignorati. Non so se lo sai infatti, ma canali grandi che hanno più di 5.000 iscritti hanno la possibilità di inserire i riconoscimenti. Ma che cosa sono? Diciamo per esempio che per realizzare un video hanno partecipato più persone. Ad esempio un video musicale potrebbero aver partecipato un coreografo, un sound designer, un esperto di illuminazione, degli attori, eccetera, eccetera. Se questo video viene caricato su un canale che ha più di 5.000 iscritti, chi carica questo video ha la possibilità di inserire i riconoscimenti. Praticamente ci sono dei ruoli che possono essere inseriti nella descrizione, anzi sotto la descrizione del video, che comprendono vari ruoli, come ad esempio il director, quindi il regista, chiamiamolo così, il makeup artist, il coreografo, gli attori, il sound designer, eccetera, eccetera. La lista è abbastanza lunga. Quindi chi carica il video può inserire questi riconoscimenti e se, appunto, ad esempio, il makeup artist ha un proprio canale YouTube, può inserire il link a quel canale YouTube. Stessa cosa, ad esempio, per il sound designer. Stessa cosa ancora, per esempio, per l'esperto di illuminazione e così via. Quindi come può essere sfruttata questa cosa? Beh, ti faccio tre esempi al volo. Diciamo ad esempio che sei molto bravo con i montaggi. È una cosa che ti viene bene, ti piace farla e sei molto molto bravo a fare questa cosa. Quindi quello che potresti fare potrebbe essere approcciare un canale molto più grande del tuo, quindi se tu hai poche centinaia di iscritti potresti provare ad approcciare un canale che magari ne ha decine di migliaia e proporgli di aiutarlo con i montaggi. Qui apro una parentesi, io sono totalmente contrario al fatto di lavorare in maniera gratuita, quindi questa è una cosa che dovrai vedere tu, però ad esempio se hai un compenso potresti decidere di abbassare leggermente questo compenso in cambio di una sponsorizzazione che deriva appunto da questi riconoscimenti. Però è una cosa che devi vedere tu, questo non è assolutamente un consiglio, è una cosa che dovrai vedere tu, però lo faccio giusto come esempio a scopo didattico. Quindi come dicevo prima, se questo creatore che ha magari decine di migliaia di iscritti vede che i tuoi montaggi sono molto ben fatti e vuole provare a fare montare i suoi video da te, potrebbe decidere di farlo e inserire tra i riconoscimenti del video il fatto che l'editor, quindi il montatore del video, sei tu. Facciamo un altro esempio, diciamo che sei una ragazza molto brava col make-up, potresti provare ad approcciare un canale molto più grande del tuo, di una ragazza, anche che ne sa, magari anche di un ragazzo, e approcciarlo dicendogli che vorresti aiutarlo col discorso del make-up, quindi per migliorare il suo aspetto nei video. Se questa persona apprezza e accetta di usufruire del tuo lavoro, potrebbe decidere sia di usufruire di una tua consulenza, piuttosto che addirittura farsi fare questo servizio di make-up prima di girare il video e inserire dopo, tra i riconoscimenti, come make-up, appunto un link al tuo canale YouTube. Infine, terzo esempio, e questa è una cosa che è successa realmente, quindi te lo riporto, c'è un canale YouTube molto famoso in America chiamato Epic Rap Battles of History, nel quale vengono rappresentate delle battaglie rap, come suggerisce il nome, tra personaggi storici, quindi ad esempio William Wallace contro George Washington, piuttosto che Mahatma Gandhi contro Martin Luther King, piuttosto che Mozart contro Skrillex. Insomma, ci sono delle battaglie rap molto molto divertenti. E cosa fanno in questo canale? Praticamente prendono degli attori che non sono altro che altri youtuber che magari hanno già un bel seguito o comunque magari stanno partendo e li fanno interpretare questi ruoli. Quindi ad esempio in una battaglia rap in cui erano raffigurati Mitt Romney contro Barack Obama, i due contendenti per le elezioni americane del 2012, hanno preso due youtuber e li hanno fatti rappresentare, uno appunto Mitt Romney e l'altro Barack Obama. E quindi nella descrizione del video questi due youtuber hanno avuto un link e quindi visibilità da questo canale che all'epoca era molto più grande del loro, perché Epic Rap Battles of History è un canale che ha qualche milione di iscritti, loro hanno un canale un po' più piccolo, o almeno all'epoca era molto più piccolo, e quindi hanno avuto molta più visibilità. Quindi questi sono tre esempi che mi sono venuti prima di girare questo video. Ovviamente ce ne sono degli altri, però questo potrebbe essere una strada da percorrere per provare ad aumentare la propria visibilità sulla piattaforma e quindi offrire valore magari ad altri creatori più grandi senza dover ricorrere all'invio di messaggi o di email della serie sponsorizzami, 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 che ti assicuro hanno pochissima efficacia, anche perché ti posso assicurare che chi ha un canale abbastanza grande, e io nel mio piccolo ti posso dire che succede anche a me, e capita molto di frequente di ricevere questi messaggi di sponsorizzazioni, e se ognuno di questi canali grandi dovesse sponsorizzare, quindi accettare ogni richiesta di sponsorizzazione,
dovrebbero fare dei video di 10-15 minuti ogni settimana, dovrebbero leggere semplicemente le sponsorizzazioni, quindi anche dal punto di vista del tempo è una cosa non praticabile. Però questo metodo di offrire valore a chi è, diciamo, 2, 3 o anche 10 gradini sopra di noi può essere molto utile per aumentare la visibilità e quindi ottenere più visualizzazioni e anche potenzialmente più iscritti se il pubblico, diciamo, è abbastanza in target con il nostro. Quindi non so se hai conoscenza di questa funzionalità di YouTube o se l'avevi già usata, nel caso fammelo sapere nei commenti qui sotto perché sono curioso. Come sempre, inoltre, ti ricordo di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, seguimi anche su Facebook, visita il mio sito paoliogrisendi.com e contattami se vuoi scoprire come migliorare la qualità dei tuoi video e la performance del tuo canale. A presto, ciao!